Le fognature nere condividono con le fognature pluviali il nome fognatura, che significa in qualche modo che fa la restituzione dell'acqua all'ambiente naturale. Però qui, come mostra la fotografia, la fognatura nera contiene un elemento diverso. Questa è acqua che zampilla pura, perché è una fontana, potrebbe essere un altro elemento meno puro e meno bevibile. Allora, come si dimensionano le fognature nere? Beh, c'è una parte normativa che risale ancora a 50 anni fa. La legge prima è il piano regolatore generale degli acquedotti, poi ci sono decreti ulteriori successivi che vi invito ad andare a studiare, anche poi ci sono le questioni legate al servizio idrico integrato, che poi sono sfociati della legge Galli, che adesso ha 25 anni e che ha a che fare con tutta la depurazione, la gestione dell'acqua, tutte queste questioni che sono anche molto importanti dal punto di vista politico. Abbiamo visto appunto che, quando abbiamo parlato di fognature pluviali, che in realtà, per quanto noi cerchiamo di tenere separate le due fognature, esistono delle fognature che sono unitarie, cioè che tengono insieme le acque pluviali e le acque nere, così detto, o semplicemente le nere, intese sfognature. Io vi ho parlato di sistemi separati, però ovviamente questi sistemi fluviali non separati, combinati, ci sono ovunque in Italia, soprattutto nei centri storici dove sono state costruite le prime fognature. In un sistema le fognature bianche sapete benissimo come funzionano. State calcolando in questi giorni quali sono le portate che ottenete, e sapete anche che le portate che ottenete all'interno delle fognature bianche sono saltuarie. Sono saltuarie perché sono prodotte solo durante i fenomeni di precipitazione. Quindi metri cubi di acqua ogni tanto. Le fognature nere invece con che cosa hanno a che fare? No? Hanno a che fare con l'acqua che viene utilizzata all'interno degli edifici. Questi voi ancora non li state calcolando, li calcolerete nelle prossime settimane, però quando abbiamo parlato per esempio di dotazione, o comunque anche prima che abbiamo visto le unità di carico, vedete che si parla di litri al secondo, al massimo. Quindi sono portate generalmente molto più piccole. In effetti la fognatura nera fluiscono portate molto più piccole quando, certamente abbiamo parlato della distribuzione giornaliera e annuale dei consumi, quindi avete una variabilità giornaliera e annuale dei consumi di acqua. A questa corrisponde una variabilità annuale e giornaliera del rilascio anche dell'acqua in ambiente degli edifici. Quindi c'è una certa variabilità, però questa variabilità sostanzialmente si aggira attorno ad una media, e là e voi avete sempre presenza di acqua nelle fognature nere. Acqua e, chiamiamoli, soluti, quindi materiale che per esempio proviene dallo scarico del water o della cucina, che qualche volta può essere non propriamente pulito. In altri paesi, come per esempio negli Stati Uniti, esistono dei dispositivi nei lavandini della cucina, esistono dei dispositivi che in pratica, dove voi potete usare per esempio l'organico, praticamente lo buttate tutto dentro la fognatura nera. Questo viene triturato dal lavandino e poi va in fognatura nera, quindi lì ci sono anche delle altre prescrizioni su come deve essere fatta la fognatura nera. Il collettore unitario, se è fatto bene, non ha più una forma circolare, una forma ovoidale, perché quando passano piccole portate devo comunque mantenere un raggio idraulico, cioè
deve variare dal giù idraulico al diminuire della portata, in maniera tale da garantire un opportuno sforzo tangenziale al fondo per garantire la pulizia dell'acquedotto nella parte finale. I collettori separati invece sono, come avete imparato, sono generalmente di circolari, oppure quando sono di grandi dimensioni possono essere anche degli scatolari, cose di questo tipo. La fognatura nera comunque, quando è separata, intanto ha un diametro molto più piccolo di quello dell'acquedotto della fognatura pluviale. Quanto piccolo? Beh, voi quando fate il progetto dell'acquedotto usate per esempio dei tubi, quando andrete a imporre vedrete che i tubi sono dell'ordine dei 2-3 pollici, 4 pollici, quelli che escono dai... Quindi un tubo di fognatura nera potrà avere, magari potrà essere 4-5 pollici, quindi più piccolo. In genere le dimensioni del tubo di fognatura nera non sono oggetto di progettazione in sé, ma di voi determinate il dimensionamento del tubo di fognatura nera in funzione di delle dimensioni dei tubi dell'acquedotto che ha fornito l'acqua potabile. Casomai dopo verificate delle ipotesi di funzionamento e verificate se questi funzionano. Il collettore delle acque nere, secondo voi, funziona in pressione o funziona a superficie libera? Non c'è nessuna risposta, dai, un utente al 20-50% di possibilità. Le dica lei che ha più coraggio. Impressione. Lo so, adesso lei la sta dicendo apposta perché sa già la mia risposta, cioè se, e adesso la dico volgarmente così, cioè se la merda è in pressione, quando bucate il tubo avete un bello spruzzo che prendete in faccia. Ma lui l'ha detto, io l'ho detto così perché mi ha fatto da spalla, no? Quindi non va in pressione, è sufficientemente intelligente da aver capito qual era che la risposta giusta era quella, del resto mi si vede perché ok, funziona a pelo libero, a superficie libera, poiché contiene il collettore di acqua e neve contiene anche del materiale che è diverso dall'acqua, tende a depositarsi sul fondo, talvolta all'interno dell'acquedotto è necessario mettere quelli che si chiamano pozzetti di cacciata, cioè questi sono dei pozzetti in cui viene immessa dell'acqua in pressione che pulisce il tubo e fa muovere il materiale che in esso contenuto. Questo l'ho detto. La fognatura, dal punto di vista planimetrico, la fognatura nera dove va? Ovunque ci sono degli scarichi, e quindi esattamente come la fognatura pluviale, come gli acquedotti, deve coprire tutta l'area. Generalmente la fognatura è una rete a maglie aperte, cioè una rete ad albero, tipo questa, non una rete a maglie chiuse. Quindi funziona da questo punto di vista e rientra veramente nella topologia e nella tipologia delle fognature. Sì, è ovvio che valgono, essendo l'acquedotto che comanda il consumo, l'acqua che c'è nella fognatura nera, voi dovete tenere conto anche degli esercizi commerciali che sono presenti o della dotazione nel suo complesso che tiene conto degli edifici commerciali, assegnandoli però ai singoli utenti. Questo ha a che fare con l'indice, con gli indici volumetrici di metri cubi di portata per ettaro, non per abitante, come è scritto qua.
a seconda delle diverse tipologie. Quindi per zona residenziale voi potete pensare di avere 80-100 metri cubi per ettaro di portata, non mi sembrano molto grandi, di portata all'interno della fognatura nera. E questo è un decreto del 1968, quindi un po' superato. Oppure potete fare riferimento a delle dotazioni, dove queste dotazioni sono per in litri abitante giorno e sono riferite a classi di luoghi minori di 5.000 abitanti, con abitanti compresi tra 5 e 10.000 e così via, come vedete in questa tabella. E se osservate le portate che sono scritte qua, sono leggermente, cioè anzi non leggermente, sono inferiori a quelle che voi avete già visto come dotazione per l'acquedotto. Nell'acquedotto, per esempio, per il... Beh, vabbè, qua c'è una bella forchetta, come si dice oggi, tra 120 e 330 ci sta dentro il mondo. Però se prendiamo il limite inferiore, l'acquedotto qui fornisce per... la dotazione per abitanti meno di 5.000 abitanti potrebbe essere 150 litri al secondo per abitante, quindi il livello inferiore è più basso, diciamo, della dotazione, perché normalmente ci sono delle perdite, o meglio all'interno della rete di fognatura nera, in realtà anche in quella bianca o pluviale, abbiamo sia delle perdite che anche un afflusso di acqua che poi tentiamo di andare a determinare. E, vabbè, questo di nuovo le unità di carico che non c'entra niente. Quando voi andate le unità di carico vi servono anche, possono di nuovo servire anche per la fognatura nera, perché quando voi andate a stabilire quanto un certo edificio funziona, emette di quantità in un certo giorno, in una certa ora, questo fa riferimento a queste tabelle e a questi numeri. Nell'ambito della progettazione della fognatura nera ci possono essere delle dispersioni, cioè per esempio voi buttate dentro 100 nella fognatura nera e potete pensare che per esempio ci siano una certa parte di recapiti che per un motivo o per l'altro, anche se questo non dovesse succedere, non va a finire nella fognatura nera, per cui rispetto alla fornitura che voi avete dell'acquedotto mediamente il 30% dell'acqua scompare da qualche parte, un terzo della dotazione. Questo porta a un certo dimensionamento dei tubi o della fognatura. Voi, allora, se io vi dico che la statistica mi dice che la perdita è attorno al 33%, in realtà voi il progetto lo fate calcolando delle perdite in modo cautelativo dell'ordine del 10, 15 o 20%. Quindi la portata che viene fornita è come la potete calcolare? La potete calcolare calcolando la dotazione per abitante. Questo è un esempio di calcolo che potete fare, ma in funzione di come calcolate le portate degli acquedotti vi potete fare i calcoli per le fognature nere. Per la popolazione che servite, in litri al secondo, mentre la dotazione qui è in litri abitante al giorno, quindi dovete dividere per 86.400 che sono i secondi in un giorno, e la moltiplicate per la coefficiente, dove questo coefficiente è la dispersione che assumete dell'ordine del 10 e del 20%, quindi quel 1 meno è un numero compreso tra 0,8 e 0,9, oppure se preferite tra 0,7 e 0,9. Vabbè, qui ci sono tutte le ragioni. Ci possono essere in realtà anche delle portate parassite, per cui all'interno della fognatura nera, che funziona, come ci ricordava il vostro collega,
a pelo libero, quindi non in pressione, quindi è soggetta a ricevere acqua da fuori. Ci possono essere anche delle portate a parassite, perdita della rete di drenaggio, acqua di falda, cose di questo tipo, che qui è importante computare. Perché è importante computare? Perché le portate in gioco qui sono piccole, mentre nella fognatura bianca non le computavamo perché le portate in gioco erano grandi. Se ritenete che la portata di piena che andiamo a calcolare nella fognatura bianca sia molto più grande di questa portate parassite che vanno dentro la fognatura nera. Per fare questo si deve aggiungere delle portate, fare una stima delle portate parassite ed eventualmente aggiungere lì davanti un coefficiente di punta. Se abbiamo a che fare con la dotazione giornaliera dobbiamo mettere un coefficiente di punta orario da 1.3 a 2 a seconda delle dimensioni del sistema. Quindi in questo caso cosa abbiamo? Torniamo qui dietro, abbiamo il numero di abitanti, abbiamo la dotazione, questo è uno dei possibili calcoli, potremmo fare anche in modo diverso. Abbiamo un coefficiente di punta giornaliero che andiamo a determinare in funzione del numero di abitanti. Mettiamo una dissipazione E dell'ordine dello 0,2 o dello 0,1, facciamo una stima delle portate parassite. Quindi abbiamo la portata che abbiamo in metri cubi al secondo, o litri al secondo, meglio, e possiamo calcolare che nel funzionamento a pelo libero qual è la dimensione del tubo di cui abbiamo bisogno, invertendo la legge in moto uniforme come se fosse acqua, cosa che non è, però supponiamo che sia acqua che si muova come dell'acqua. Grado di riempimento qui in maniera cautelativa, però lo prendiamo per 0,5, non 0,8. Vi ricordate che nella fognatura uno degli elementi che noi mettiamo è che appunto il grado di riempimento sia intorno al 0,75-0,8. E più o meno in questo modo semi-qualitativo voi dimensionate i tubi della fognatura nera. Fate nella sostanza riferimento alle portate di acquedotto, assumete che ci siano delle perdite, usate il coefficiente di punta orario, usate la dotazione, oppure volendo potreste fare un altro calcolo di tipo diverso, cioè avete un edificio, calcolate le unità di carico, calcolate la portata nelle ore di massimo funzionamento, assumete per i tubi che funzionano a pelo libero un grado di riempimento da 0,5, una pendenza minima che potrebbe essere magari dell'ordine di qualche di più dello 0,1%, forse dello 0,1 per 1000, però perché cioè qui la pendenza, cioè siccome il materiale può essere molto viscoso, la pendenza può una pendenza maggiore potrebbe servire a fare queste cose. E niente, la progettazione della fognatura nera è fatta. Dopodiché, in verità, prima abbiamo riso sulle fognature in pressione, però fognature nere in pressione, però potremmo anche pensare che in alcune situazioni mettiamo delle piccole stazioni di pompaggio o di trituratore per far sì che il flusso avvenga realmente come deve avvenire, perché evidentemente nella fognatura nera ci sono un sacco di cose che devono pur passare. Ora, se voi andate a calcolare i diametri qui, potreste ottenere dei diametri piccoli. Cautelativamente li prendete comunque abbastanza grandi. Magari nei punti più critici mettete dei pozzetti di cacciata per fare in modo che le cose si muovano. Quindi la materia, diciamo, della progettazione della fognatura nera è e rimane molto empirica, in questo è molto grossolana come tipo di calcolo, però gli elementi generali di ragionamento che si utilizzano sono quelli che vi ho illustrato.
fine delle lezioni.